Ciao amici Total Photoshop, eccoci allo stand Impossible di Photoshop e se siete abituati a utilizzare Photoshop per la creatività, per le vostre manipolazioni, dimentichiamocelo per adesso e rispolveriamo le vecchie Polaroid che senz'altro avrete e possono essere ancora utilizzate, non più con le pellicole Polaroid che non si trovano più in commercio, ma con le pellicole Impossible. E grazie a queste pellicole possiamo anche sbizzarrirci e fare delle operazioni creative. Ve lo faremo vedere con il fotografo e carissimo amico Beppe Bolchi, che ci farà vedere il distacco dell'emulsione. Ciao Beppe! Ciao! Sì, facciamo uno scatto sulle nuove pellicole per semplicità. Uso adesso un riproduttore per cui riproduco una foto già fatta anziché farla qui in fiera. Sì, è più pratico che non fare lo scatto, quindi facciamo una riproduzione su pellicola istantanea, ok. Una volta fatta l'esposizione faccio l'espulsione, sviluppo la foto e la proteggo inizialmente dalla luce. È uno dei piccoli problemi che hanno queste per evitare che si sovraespongano, no? Per cui poi devo aspettare qualche minuto, classico che bisogna aspettare per vedere le Polaroid, dopodiché andremo a separare gli strati e a staccare l'emulsione per farne qualcosa di completamente diverso. Quindi a casa possono utilizzarlo su qualunque macchina Polaroid, giusto? Qualsiasi macchina Polaroid che usa le pellicole 600 può utilizzare queste pellicole e questa tecnica in maniera abbastanza semplice, ripeto, non serve con le vecchie pellicole Polaroid per fare questo tipo di elaborazione, era necessario aspettare tempi, era necessario avere acqua calda, insomma fare delle cose molto, molto complicate, qui è molto più semplice come vedrete. E possiamo fare anche i tatuaggi, ho visto. Certo, perché una volta staccata l'emulsione la possiamo mettere su qualsiasi supporto, compresa la pelle, e quindi inventarsi dei tatuaggi temporanei con i soggetti fotografici che uno preferisce. E quindi la pellicola non è dannosa? Assolutamente no, anzi è una cosa che poi si asciuga da sola, si può spellicolare come se fosse una piccola galleria. Sono passati circa 5 minuti da quando abbiamo sviluppato la foto, la togliamo dalla sua protezione, come vedete la foto è perfettamente sviluppata. A questo punto andiamo a distruggerla in un certo senso, perché vado a tagliare i bordi. Ovviamente uno se la può tenere anche così, cioè non è obbligatorio farlo, ma se uno vuole giusto. Siccome noi siamo sempre alla ricerca di nuove tecniche creative, prendiamo le forbici e tagliamo questa Polaroid bianco e nero appena realizzata. Ecco fatto. Separiamo lo strato superficiale da quello sotto, qui ci sono ancora i chimici che rimangono attaccati, ma niente paura, perché basta mettere la pellicola in acqua, i chimici si sciolgono, l'ideale sarebbe metterlo in acqua corrente, ma qua non c'è la possibilità. In fiera non abbiamo rubinetti. Abbiamo rubinetti, però vedete in un attimo i chimici si sono sciolti e la foto è perfetta. Adesso andremo a staccare l'emulsione. Altra particolarità è che queste pellicole hanno un negativo che non è trasparente, quindi non si può mettere sotto l'ingranditore, ma ha tutte le informazioni che ha un negativo, per cui se a qualcuno interessa lo può riprodurre digitalmente, invertire e avere a disposizione un negativo che contiene molto più dettagli addirittura del positivo. Anche qui un attimo in acqua corrente, i chimici si sciolgono e si dissolvono e il mio negativo. Quindi questa è l'immagine negativa, quindi così è già stabilizzata, è già pronta.
e la posso utilizzare per fare una riproduzione. Mentre invece la parte che abbiamo separato si sta distaccando. Qua nell'acqua basta agitarla appena appena, l'immagine si stacca da sola. Togliamo il supporto trasparente che non ha più senso di essere e come vedete ci vuole un po' di manualità magari per evitare che... Certo, però d'altronde per fare qualsiasi tipo di elaborazione è necessario un minimo di abilità e di perizia. Qui vedete che l'immagine è perfetta. Sta fluttuando nell'acqua. Di questa immagine, che è pura materia fotografica, io la definisco immagine pura perché non ha supporto, ne possiamo fare quello che vogliamo a questo punto. Possiamo lasciarla in acqua fluttuare oppure la possiamo acquisire su un altro supporto, per esempio un cartoncino d'acquarello. In questo caso immergi direttamente. Immergo il cartoncino. Uso un termine digitale, acquisisco l'immagine. La posso a mio piacimento stendere e poi mi posso giocare. La creatività può essere nel creare del. Nel muoversi, nel romperla, nel fare delle composizioni o qualsiasi altra cosa che appunto la creatività del singolo può suggerire di fare. Finché l'immagine è umida, bagnata, si può fare quello che si vuole. Se non mi piace in questo modo, la rimetto nell'acqua, la separo di nuovo e la posso trattare e metterla da qualsiasi altra parte, così appunto, come dicevo, lasciarla su qua. Se voglio metterla su un supporto trasparente, adesso non lo trovo, ma posso metterla su un supporto trasparente, per cui la posso mettere su vetro, su specchio, su muro, su qualsiasi. E appunto, come avete visto prima, posso metterlo sulla pelle, farne dei tatuaggi, eccetera. Il tipo di carta non è fondamentale. Più la carta ha una consistenza, meglio è, ovviamente, sì. Però non, il supporto può essere di qualsiasi tipo. E una volta applicata, se io magari dopo qualche mese la rimergo, posso... No, una volta applicata non, rimane lì. Si può tentare, ma si rischia di rompere. Sì, per cui non vale la pena ritoccarla. No, però le possibilità, ripeto, sono comunque tante, perché è debolissima, ma ha una sua... Ecco, abbiamo fatto un tatuaggio sul dito di Beppe. Sì. Va sempre trattata con molta cautela, però ha una sua consistenza e quindi è gestibile senza problemi. E qui poi sta alla creatività, alla manualità di chi vuole lavorare, di chi oggi pensa di avere soltanto uno strumento digitale. Qui il digitale c'è, ma sono le dita. Vedi? Però più digitale che non le dita. Digitale analogico, lo definiamo così, non lo so. Sì. Quindi potete utilizzare le macchine Polaroid che avete senz'altro in casa o che potete comprare magari anche nei mercatini dell'usato, perché di modelli nuovi non se ne trovano più in commercio, e utilizzare le pellicole Impossible per creare queste fotografie istantanee oppure queste manipolazioni digitali. Beppe, ti ringraziamo del tuo tempo, è stato un piacere. Ciao a tutti e spero di vedervi presto con delle immagini Impossible.